Molto bene, oggi niente, è venuto un regista col quale spero di collaborare, molto in gamba, era l'ultimo giorno, speriamo di fare qualcosa insieme magari a Londra. E poi sono andato a vedere uno show qua, molto simile al mio, nel senso donna sola in scena, l'attrice tale Alice qualcosa, Alice, bravissima, voce impostatissima, perfetta, ogni vocale era una nota, era un piacere sentirla. Ovviamente io non capisco nulla quando questi parlano, cioè lei la capivo molto meglio degli altri perché parlava inglese con questo accento meraviglioso, perfetto, una lingua musicale. E in più il pezzo era anche un po' in versi, lei si scrive queste cose e le recita. Presenza scenica 10, carattere 12, pronuncia 20 e lode, presenza sul palco 10, cioè il problema ovviamente il limite era la scrittura, perché sono due lavori completamente diversi, un attore non può scrivere, a meno che non ti chiami Schiller o Shakespeare. Per cui la commedia, sinceramente, la sua era su Edith Piaf, questa americana che si è suicidata. E lavoro discreto, però non si scrive così. Cioè, il teatro non è l'enfatizzazione della finzione, è l'enfatizzazione della realtà, per cui si parte dalla realtà. Shakespeare, come chiunque altro, partono tutti dalla realtà, cioè il problema è la realtà che va risolta, se non parti dalla realtà fai un casino. E qua è con la tradizione teatrale che hanno questi qua di Shakespeare, no? Per cui ti fanno, cioè è tutto troppo affettato. E ovviamente un'attrice di questo calibro con sotto un testo valido è una cosa eccezionale, è un piacere sentirla, un piacere ascoltarla, è musica, sembra un canto. È la cosa che più mi è piaciuta di lei, che non aveva problemi a reggere la scena, è una ragazzina giovanissima, avrà 25 anni. E quindi di fatto il voto sul testo non è un testo. 5 meno, 4 più, non si scrive così, cioè è una cosa affettata, dozzinale, che fanno i ragazzi. Non so, se un ragazzino a 16 anni gli dici di scrivere una commedia, magari ti fa qualcosa di simile, ma non un drammaturgo. E però io sono felicissimo, perché ovviamente lei verrà una mia commedia e soprattutto il regista è molto interessato. Noi siamo andati in scena, ovviamente a livello emozionale non c'è paragone, perché noi, quando noi andiamo in scena, è un viaggio nell'anima, nello spirito, nelle emozioni, nei sentimenti. Se un attore si mette a recitare e non a vivere, e ovviamente crea una barriera col pubblico, per cui non c'è questa intimità, non c'è questa emotività che passa, c'è lui che fa le sue, come un pavone che fa le sue rimostrazioni. E un tizio accanto a me intanto mi ha fregato il posto, dice che era vecchio e voleva stare lì, poi si è addormentato, poi perdeva la roba, insomma la commedia forse l'ha vista 3 minuti, e invece poi tutti gli altri, alcuni si emozionano, altri no. In linea di massima, ripeto, per me è un piacere, perché ovviamente costoro, essendo io uno scrittore, come gli do un libro in mano, questi si mettono sull'attenti. E adesso spero, insomma, vediamo di fare qualcosa insieme anche con questo ragazzo che si chiama Vernon Douglas, mi sta molto simpatico, e ottimo regista, ottimo tutto. Lei è un talento eccezionale, solo che deve fare l'attrice, basta, un talento mostruoso, due palle così. Se invece volesse fare la scrittrice, e lì sono cavoli acidissimi, perché deve lasciare tutto e incominciare a vivere.
e soffrire e studiare, e lì c'hai 10 anni di inferno davanti agli occhi e non vedi più la fine. Questo è fare il mio lavoro. Comunque sono molto felice di averli conosciuti, e questo è quanto. Vi abbraccio tutti, ciao.